9 settembre, 9-9 del 2016, buonasera a tutti da Stefano Tini, anteprima 10 più jolly, poi alle ore 19.30 10 più jolly con tutti gli inviati, alle 20 non ci sarà il programma Le pillole del mago che tornerà venerdì prossimo perché Salvatore oggi non poteva venire qui in studio, però comunque lo abbiamo in collegamento telefonico perché ci darà qualche chicca circa le giocate sulla Serie A di questo weekend e poi come inviato ci darà la probabile formazione della Lazio. Mi ha già dato la sua giocata Salvatore che darò più tardi io nel corso della trasmissione. Salvatore, buonasera. Ciao Stefano, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori collegati su Stampa Radio. Grazie Salvatore. Allora, da cosa vogliamo partire? Da questa terza giornata che potrebbe presentare qualche sorpresa, magari quali le possibili sorprese? Beh, diciamo che il palinsesto è molto ricco, questa settimana ricordiamo c'è stata la sosta, quindi si riprende il campionato, molte squadre si sono rinforzate, soprattutto la Juventus. Io penso che il Sassuolo domani giocando a Torino con la mancanza di Berardi non dovrebbe dare tanto fastidio alla Juventus, anche se il mister della Juventus in conferenza stampa ha detto che il Sassuolo non si fida così tanto, quindi potrebbe scapparci una mezza sorpresa, ma le quote in questi istanti bookmaker danno l'1,33 a cascata sempre a scendere. Dico la sorpresa perché qua sono molte partite equilibrate, io penso l'unica sorpresa che potrebbe uscire il 2 dell'Udinese a Milano. Questa è la mia sorpresa che potrebbe uscire nel palinsesto. Poi le altre gare secondo me metteranno il pronostico, vedi il 2 del Napoli a Palermo, probabile mettiamoci anche il 2 dell'Inter, ma anche se l'Inter viene ancora non ha fatto una vittoria, quindi potrebbe vincere in quello di Pescara. Vedo anche la Roma vincente, ecco, poi potrebbero verificare una serie di pareggi, gare molto equilibrate tra Bologna, Cagliari, davanti a Torino, Chievo, Lazio e Genoa, Fiorentina. La partita del lunedì di Empoli, Crotone, ancora non c'è molto gioco, quindi i flussi che ho non indicano nessuna variazione per quanto riguarda le quote, anche se diciamo la quota a base dei bookmaker danno l'Empoli favorita in casa 1,55. Beh, insomma, è una quota buona questa della vittoria casalinga dell'Empoli. Andiamo adesso invece, Salvatore, alla probabile formazione della Lazio che domenica pomeriggio alle 15 gioca a Verona contro il Chievo. Allora, quali sono le ultimissime da Formello, probabile formazione? Vai Salvatore. Io oggi pomeriggio la Lazio si è allenata, ecco, agli ordini dei mister Inzaghi, gli 11 probabili dovrebbero essere i seguenti: Marchetti in porta, una difesa a 4 con Basta, Radu, Bastos e De Vrij, poi il centrocampo a 3, Parolo, Piglia e Milinkovic, e l'attacco dovrebbe confermare Immobile, Felipe Anderson e Lulic, quindi un 4-3-3 anti Verona onda Chievo. Il Chievo, ricordiamo, in due gare ha subito un gol e in casa ha battuto l'Inter, quindi una gara credo molto tattica e potrebbe uscire, visto che si segna poco in questo campo, un bel pareggio o 1-1 o chi vuole giocare un segno, ecco, a quota molto viotta a 3-10, un bel pareggio X. Allora X quindi, perché da oggi e per tutti i venerdì, per tutte le settimane, per tutte le giornate calcistiche, fantacalcistiche, chiederemo ai nostri inviati i loro pronostici sulle partite che ci racconteranno, sulle ultimissime che ci daranno, sulle partite delle quali si occupano. Quindi oggi abbiamo avuto finora Salvatore Sgropper, Chievo Lazio, il suo pronostico è X. Avremo più tardi Roberto De Angelis per Roma Sampdoria, Luigi Capasso per Atalanta Torino, Nicolò Leone per Milan Udinese, Boris Sollazzo per Palermo Napoli, Roberto Brisciana per
Pescara Inter e Marco Serena per Juventus Sassuolo. Oggi faremo praticamente il pieno di inviati, ma attenzione perché dalle prossime settimane dovrebbero subentrare Cesilio Boccia che ci farà il Cagliari, poi abbiamo Antonio Milano che ci farà il Crotone, lui fa già una trasmissione sul Crotone qui in radio, ha detto Antonio tra un paio di settimane, so che è andato a passare il weekend da qualche parte, tornerà la prossima settimana, ma lo avremo sicuramente alla fine di settembre, inizio ottobre, quindi inviato Crotone, e avremo poi gli amici di Radio Friuli Venezia Giulia come inviati per quanto riguarda l'Udinese, quindi Marco Puzzolo e Andrea Camerini, i nostri due amici di Radio Friuli, di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia. Quindi si allarga lo scenario per quanto riguarda gli inviati presenti a Stap Radio, a 10 più jolly per le ultimissime e le probabili formazioni per quanto riguarda il nostro fantacalcio. A proposito, formazioni oggi entro le ore 24, mentre invece per quanto riguarda la prossima settimana non prenderemo in considerazione la partita di Genova tra la Sampdoria e il Milan, che si giocherà venerdì alle ore 20:45, proprio al termine di 10 più jolly e le pillole del mago. Le formazioni quindi anche venerdì prossimo, entro le ore 24 del venerdì, ma con 6 politico per quanto riguarda i giocatori di Sampdoria e Milan. Quindi, come sempre, vi consigliamo comunque di mettere i portieri perché hanno il 6 e non giocando non prenderanno gol, gli altri invece rischiano di prendere gol. Allora, Salvatore, quindi abbiamo parlato un po' di tutto. Io non so se volevi aggiungere qualche altra cosa in questo anteprima 10 più jolly. Io voglio ricordare anzitutto che sulla mia pagina Il Mago già trovate un link dedicato per quanto riguarda il gioco che io propongo sulla mia pagina per settimana, la partita che ho messo per quanto riguarda che se devo indovinare il risultato esatto sui marcatori, è la partita Roma-Sampdoria. Già ci stanno tanti commenti e vi ricordo che 2 settimane fa la partita che avevo proposto non è stata indovinata, quindi risparmi da un jackpot 14 euro, quindi è una bella somma per fare una bella giocata. E ricordo che si può vincere una giocata da 25.000 euro da dividere tra il mago e il vincitore. Per tutti i concorrenti che partecipano al gioco vincono anche un favoloso viaggio per 2 persone, più 5 premi da 100 euro da spendere per gli amici sponsor della radio. In chiusura, ecco, La partita qual è? Scusa Salvatore, me la sono persa. Qual è la partita? Roma-Sampdoria, perfetto. Tanti gol, quindi gli amici si possono sbizzarrire a mettere tanti risultati. Già vedo tanti 2-2, 3-1, 2-1, sempre a favore della Roma. Quindi le quote dei bookmaker danno ragione anche Ricordiamo che ogni profilo può mettere soltanto un pronostico, giusto Salvatore? che ricordo lo può anche cambiare prima che inizi ovviamente la partita. Quindi il gioco è alle 14:55, quindi se magari un giocatore si infortuna durante prima dell'incontro o magari si accorge che è qualificato, può cambiare in qualche momento il marcatore. L'importante è che lo faccia prima della chiusura del gioco, che ricordo 5 minuti prima della gara per il più di Allora, visto che sei ancora presente, io direi, la do io perché è più chiaro, non sto al telefonino, no? Io sto in diretta, quindi è più chiaro, perché ricordiamo a tutti gli ascoltatori che da quest'anno le giocate non le mettiamo più sul gruppo Facebook, sul gruppo Facebook Il Mago, perché non c'è più questo gruppo Facebook, così come non le mettiamo più sul gruppo Facebook Stap Radio. Perché lì mettiamo soltanto le trasmissioni e le comunicazioni di studio. Quindi chi vince, e le quote sono 9, 3 il sottoscritto, 3 Roberto De Angelis, una Salvatore, una Emiliano e una Rosario. Quindi sono 9 le quote. Vi do la giocata di Salvatore. Allora, Juventus Sassuolo 1, Palermo Napoli under 3,5, Milan Udinese gol, Roma Sampdoria 1 e poi ci sono 4 combo X gol, tutte e 4,
Bologna-Cagliari, Atalanta-Torino, Chievo-Lazio, Genoa-Fiorentina. Quindi facciamo il tifo per tutti 1-1, no? Queste partite che escano tutti 1-1, così abbinati agli altri quattro. Direttore, anche 2-2 e 3-3 vanno bene. Sì, ma 2-2, 1-1 andrebbe bene lo stesso, con il minimo sforzo. No? 1-1 va bene perché poi, sai, se uno va in vantaggio 2-1, poi soffri. Invece 1-1 ti fermi, se segna 1 e 2-1 a 5 minuti dalla fine, poi pure se pareggiano 2-2 al 90esimo, però c'hai quei 5 minuti di FIFA acuta, no? La chiamerei così. Quindi 1-1 nel primo tempo, tutto nel primo tempo andrebbe bene. Certo, va bene anche il 2-2, il 3-3, il 4-4, ci mancherebbe. Quindi 8, ha preso in considerazione 8 partite, non hai giocato Pescara Inter e Empoli Crotone, quindi diciamo che non c'è la possibilità di coprirsi, Salvatore, no? No. Esattamente, perché poi tutte le altre gare giocano in Alle 15. contemporanea e se prendevo l'Empoli poi magari toccava mettere altri soldini per un'eventuale copertura integrale, quindi ho preferito lasciare le 8 partite, rischiamo soltanto con le 2 gare di sabato sera e di sabato pomeriggio e poi abbiamo tutte in contemporanea tranne quella delle ore 12:30 per Bologna-Cagliari. Sì, allora diciamo subito che qui si prende parecchio perché sono più di 400 euro a quota, perché infatti la giocata dà una vincita di 3.750 euro circa, quindi grandissima giocata da parte del mago, speriamo di prenderla. Ci sono poi altre tre giocate, Salvatore, io penso che facciamo in tempo a darle adesso e le ridarò anche dopo. Allora, quella di Emiliano Ginestrini, Juventus Sassuolo gol, Palermo Napoli over, Bologna Cagliari X. Allora scusate, non è questa, non è questa. Quella di Emiliano Ginestrini è quest'altra. Juventus Sassuolo, quindi cancellate tutto, resettate. Juventus Sassuolo 1, Atalanta Torino X, Chievo Lazio over. Poi abbiamo Genoa-Fiorentina, parziale finale 2x, Pescara-Inter, questa è grande, questa è grossa, credo che la cifra sia intorno al 20. Pescara-Inter, parziale finale x1 e Empoli-Crotone over, 6 partite. Qui ragazzi andiamo verso i 2000 euro e quindi si tratta di più di 200 euro a quota. Poi ci sono le due giocate che ho fatto io, Juventus Sassuolo gol, Palermo Napoli over, Bologna Cagliari X, così come Atalanta Torino, Chievo Lazio gol, Genoa Fiorentina 2, Milan Udinese 1, Roma Sampdoria over, Pescara Inter over, Empoli Crotone 1. Anche qui, ah no, questa quasi 3.000 euro, quindi insomma, facendo il conto, sono più di 300 euro a quota. E l'ultima, anche qui 200 euro a quota, Juventus Sassuolo 1, Palermo Napoli 2 e over, quindi è una combo. Bologna Cagliari 1-2 è una doppia, Atalanta Torino 1-2, Chievo Lazio 2, Genoa Fiorentina 2, Milan Udinese combo 1 e over, Roma Sampdoria combo 1 e over, Pescara Inter combo 2 e over, Empoli Crotone chiudiamo con una doppia chance x2, ci copriremo con l'1 qualora avessimo fatto 9 nella domenica sera. Anche qui più di 200 euro a quota. Quindi insomma queste sono le 4 giocate, ma attenzione perché ce n'è una quinta. La stanno facendo i nostri inviati, quindi ci sarà questa quinta giocata e in questa quinta giocata il 50% se lo dividono gli 8 inviati e il 50% i 9 che hanno le quote. Salvatore, io ti ringrazio, ci vediamo venerdì prossimo allora. Bene, bene, grazie. Ciao Salvatore, grazie a Salvatore Isgrò. Noi allora cosa facciamo adesso? Andiamo un po' in musica, ritorniamo con Roberto De Angelis e le ultimissime e le probabili formazioni
su e di Roma Sampdoria. A tra poco. In questo istante, allora abbiamo già in collegamento telefonico l'inviato per quanto riguarda Roma Sampdoria, non è Roberto che salutiamo, ha condotto fino a poco fa questa e la Roma nelle sue varie tranche. Adesso abbiamo invece in collegamento Federico De Angelis, il figlio. Ciao Federico, bentornato, buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, siamo tutti orecchi, siamo pronti per ascoltare le novità, qualora ce ne fossero, le notizie su Roma Sampdoria. Allora, per quanto Roma Sampdoria, in teoria sulla carta dovrebbe essere una partita a favore della Roma, però anche la Sampdoria non è assolutamente male come formazione, anche il cambio di allenatore secondo me ha rivoluzionato molto la squadra. E tutt'altro, secondo me la Roma non deve ripetere lo stesso errore della trasferta di Cagliari, perché sinceramente essere in vantaggio di due reti, poi alla fine non puoi finire con un pareggio. Se poi fosse stato il contrario, che perdevi 2-0 e riuscivi a portare a casa un pareggio, lì sarebbe stato un'impresa, ma così sono veramente tre punti puntati al vento. È veramente peccato, perché appunto dopo la prestazione negativa del preliminare di Coppa Campioni ci aspettavamo tutti quanti i tre punti da Cagliari. Però adesso voltiamo pagina, speriamo che la sosta sia stata di buon aiuto per la Roma, e niente, adesso basterà vedere soltanto la partita di domenica alle 3 contro la Sampdoria e sperare appunto nella vittoria della Roma e piano piano una salita, diciamo, verso i primi posti. E per quanto riguarda invece le formazioni, la Roma giocherà con il modulo 4-2-3-1, tra i pali avremo Szczęsny, in difesa Juan Jesus, Vermaelen, Manolas e Perez. A centrocampo Paredes, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Salah e come unica punta Dzeko. Per quanto riguarda invece la Sampdoria, giocherà con il modulo 4-3-1-2, tra i pali avrà Pisano, in difesa Sala, Silvestre, Regini e Palovic. A centrocampo Barreto, Torreira, Minetti, Alvarez trequartista, in attacco Muriel e Quagliarella. Beh, allora c'è Salah da una parte e Salah dall'altra che probabilmente si incroceranno, insomma, a parte questo, comunque una bella sfida Roma-Sampdoria, una Sampdoria che ultimamente è un po' a bestia nera della Roma, però la Roma
se vuole aspirare, diciamo, ad ambizioni da scudetto o perlomeno da zona Champions, non può permettersi un altro passo falso. Allora, esatto, perché tutti i presupposti per poter fare un ottimo campionato e per poter arrivare in almeno in una qualificazione diretta in Champions League, ripetere l'errore di quest'anno. Allora, andiamo invece adesso con il tuo pronostico, Roma-Sampdoria, Federico. Secondo me vincerà la Roma per 2-0. Ma allora che cosa facciamo? Facciamo un 1 e under oppure uno soltanto? Uno fisso, allora, uno fisso per Federico De Angelis, grazie, ci sentiamo, a presto, buona serata. Grazie allora a Federico De Angelis. Noi andiamo subito invece con Luigi Capasso, vediamo un po' il tempo di prendere il numero di telefono di Luigi, chiamarlo, e poi lo avremo in linea e sentiremo da lui le ultimissime su Atalanta-Torino e chiaramente le probabili formazioni. Lo mettiamo subito in viva voce, anche perché Luigi è uno che risponde immediatamente. Vediamo un po' se c'è, il telefono squilla, quindi Luigi è pronto. Eccolo qui, Luigi Capasso. Luigi! Carissimo! Ciao! Buonasera a tutti, ben ritrovati! Ben ritrovati dopo tanto tempo, perché ricordo che è praticamente il tuo primo intervento dalle trasmissioni della passata stagione, perché le prime due di 10 più jolly di questa stagione non le hai fatte perché eri in vacanza. Esatto, sono rientrato, ho fatto la vacanza lunga, ma sono pronto ad entrare nel merito di una stagione che secondo me vedrà sorridere al toro, perché ci sono delle grandi novità, voi lo sapete, avete seguito il calciomercato, e c'è un toro molto arrabbiato, per cui molto carico, per cui ne vedremo delle belle, a cominciare da domenica contro l'Atalanta. Certo. Contro l'Atalanta, dove il toro giocherà con diciamo il portiere delle meraviglie, Hart, un portiere nazionale inglese, acquisto di Cairo, Hart in porta, con De Silvestri, Povo, Castano e Molinaro in difesa, centrocampo Benassi, Valdifiori e Papelli. Davanti, ecco, abbiamo delle defezioni, c'è il Martinez che è rientrato dal Venezuela, si pensava in un primo tempo che non ce la potesse fare per un risentimento muscolare, invece nell'ultimo allenamento ha partecipato senza partiti, per cui dovrebbe giocare Martinez e Iago Falche, e invece si è bloccato, a parte il Belotti infortunato in nazionale, si è bloccato Maxi Lopez, per cui attenzione a questo ragazzo interessante, attaccante del River Plate, che dovrebbe essere il centravanti del Toro a Bergamo, che è Boyer. Attenzione a Boyer, lo segnalo anche per il fantacalcio. Sì, lo abbiamo già visto tra l'altro nella prima giornata di campionato, il Milan-Torino ha fatto molto bene, è uno che porta ancora parecchio la palla, no? Sì, ha soffiato l'ultimo al tutto alla Roma, perché sì, la Roma l'aveva preso, l'aveva ormai quasi preso, all'ultimo secondo è stato un colpo di Petraghi che è riuscito a portarlo a Torino. Bene. Quindi ne vedremo delle belle, questo è un ragazzo interessante. Invece per quanto riguarda l'Atalanta forse si schiererà un 3-4-3, perché teme l'Atalanta e Torino, anche perché ci sono delle statistiche passate che stanno diciamo sempre in vantaggio di Granata. Dovrebbe giocare l'Atalanta con Sportiere in porta, Masiello, Toloi, Zucanovic e Conti difensori, a centrocampo che si è Kurtic, Spinazzola, Alessandro, davanti Paoschi Gomez. Bene, dunque questa è l'Atalanta, ricordo che qualche stagione fa, perché insomma è un Torino che di solito fa colpo grosso a Bergamo, ci fu un esaltante 5-1 Granata, no? Quindi insomma assolutamente, per cui è un campo che recentemente porta bene. Abbiamo parecchie defezioni in attacco, però c'è la grinta di sinistra Mihajlovic che secondo me porterà buoni frutti in questa stagione. Non ti ho ascoltato bene prima, perché stavo preparandomi, stavo prendendo la penna, perché sai che devi dare il pronostico su Atalanta-Torino, perché poi facciamo la giocata. Il 50% va agli inviati, il 50% ai quotisti di 10 più jolly. Quindi ecco, Valdifiori me l'hai dato titolare oppure no? Sì, Valdifiori sì, cabina di regia. Perfetto, allora Luigi, possiamo andare a Atalanta-Torino. X2 più gol. Allora, quindi è praticamente una combo, X2 più
Gol, perfetto, ok. Benissimo Luigi, io ti ringrazio, un abbraccio e... Salutami il mago, grazie, senz'altro. Anche sui pronostici, prevedo delle grosse fortune. Senz'altro, un abbraccio, grazie Luigi. Ciao grazie okay. Allora a Luigi Capasso, subito, perché ha detto oggi sono ben 7 gli inviati. E, tra l'altro voglio dare anche io una partita, perché allora sono 7 inviati e do anche io do Empoli 1, così... Se va tutto come deve andare, ci copriamo con l'X2 che è pagato, mi sembra, quasi a 3, a 2,70, 2,75. Allora, andiamo con Nicolò Leone che ci parlerà di Milan-Udinese. Qualche secondo perché dobbiamo cercare il nome, comporre il numero di telefono e poi metterlo in viva voce per farvi ascoltare le ultimissime su Milan-Udinese. Le probabili formazioni, ci faremo dare anche il pronostico da Nicolò Leone. Vediamo se Nicolò vorrà iniziare dalle notizie su Milan Udinese oppure dal pronostico. Ciao Nicolò! Buonasera Stefano e buonasera a quanti ci ascoltano. Io partirei dalle notizie. Dalle notizie, bene. Notizie che comunque in casa Milan e per i tifosi rossoneri forse... sono quelle più importanti e riguardano il pagamento degli 85 milioni della seconda rata della caparra da parte dei cinesi, e questo significa avere delle prospettive del tutto nuove per il Milan del futuro. Se è vero, come si dice, che già da gennaio potrebbero esserci 100 milioni di euro da spendere sul mercato, potrebbe fare davvero una squadra importante in prospettiva futura. Quindi al Milan attuale non resta che cercare il più possibile di tenere il passo delle altre squadre, soprattutto quelle che lottano per l'Europa League, in modo tale che, ammesso che il mercato di gennaio porti davvero dei nomi importanti, si possa puntare all'Europa e a giocarla soprattutto alla prossima stagione, è fondamentale, diciamo, per tutto l'ambiente rosso-nero. Tornando invece alla partita di domenica pomeriggio alle ore 15, Milan e Udinese si scontrano dopo la chiusura del mercato e entrambe le squadre devono trovare ancora l'assetto migliore. Nel Milan ci sono dei dubbi riguardo al modulo, soprattutto Montella dovrà decidere se schierare la squadra con il 4-4-2 e fare esordire la Padula, oppure, come io credo accadrà, giocare nuovamente con il 4-3-3 avanzando Buonaventura sulla linea degli attaccanti, considerata l'assenza per squalifica di Niang. L'altro squalificato a centrocampo per il Milan è Kučka e sarà sostituito da Poli, mentre il posto lasciato da Buonaventura a centrocampo dovrebbe essere preso da Principito José Soto, che esordirà così dal primo minuto in maglia rossonera. In difesa c'è un unico ballottaggio, che comunque credo ci sarà anche per le prossime settimane, e riguarderà Gomez e Paletta, con il paraguaiano al momento favorito per una maglia da titolare al fianco di Romagnoli. La formazione del Milan dovrebbe essere Donnarumma in porta, Abate, Gomez, Romagnoli e De Sciglio in difesa, Poli, Montolivo e José Sosa a centrocampo, davanti Suso e Buonaventura a supporto di Bacca. Per quanto riguarda invece l'Udinese, mister Iachini può sorridere perché ritrova Terò dopo i due turni di squalifica e dovrebbe essere subito titolare al fianco di Zapata, con alle loro spalle il gioiellino argentino De Paul. A centrocampo esordio per il nuovo acquisto Kunz, che è il capitano del Ghent, da tenere sott'occhio anche per quanto riguarda il fantacalcio, e ballottaggio sulla fascia tra Armero e Adnan, con Armero favorito. L'Udinese dovrebbe giocare con Carnesi in porta, Widmer e Armero sulle fasce, i due difensori centrali Danilo e Felipe, a centrocampo Fofana, Kunz e Badu,
De Paul dietro le sue punte, Terò e Zapata. Attenzione a De Paul, perché lo voleva la Juventus, è riuscito a prenderlo l'Udinese, un gran colpo, ma anche a Kunz, lo voleva la Roma, l'ha preso l'Udinese, questo Udinese insomma che è riuscito a battere colpi importanti sul mercato. Allora, a questo punto, il pronostico di Milan-Udinese, vai con una fissa oppure una combo? Io direi una combo. Prego, uno vai. Più gol-gol, considerando che il Milan di questo avvio di campionato prende sempre, è una squadra che gioca molto a viso aperto e prende e fa gol. Perfetto, allora io ringrazio Nicolò Leone, ci sentiamo venerdì prossimo, anche se non prenderemo in considerazione per il fantacalcio la partita Sampdoria-Milan, comunque noi ci sentiamo, ok Nicolò? Perfetto, un abbraccio e buona serata. Grazie, grazie a te famiglia, grazie a Nicolò Leone, buon weekend. Andiamo adesso invece a scomodare il giornalista Boris Sollazzo, che è Sollazzo, che ci parlerà del Napoli, non della Lazio. Allora, Boris Sollazzo lo chiamiamo, vediamo se è pronto Boris, così ci parla di questa partita. È la seconda partita di sabato, di domani 20:45 a Palermo, Palermo-Napoli. Sulla carta dovrebbe essere tutto facile per il Napoli, e adesso però lo sentiamo da Boris Sollazzo. Ciao Boris, buonasera da Stapp Radio. Sei con Stefano Tini, il giornalista Boris Sollazzo, per parlarci di Palermo-Napoli. Allora, Boris, le tue sensazioni su questa gara e poi se cortesemente ci dai anche la probabile formazione del Napoli. Sì, la gara, come dice Sarri, è molto complicata, più complicata di quello che si creda, perché è un Palermo che ha cambiato... l'allenatore, c'è un allenatore molto interessante come De Zerbi, che con il Foggia ha fatto benissimo, e sicuramente c'è una motivazione forte. Anche con Ballardini non aveva giocato male il Palermo, perché insomma aveva comunque mostrato un buon gioco, aveva messo in crisi l'Inter a San Siro, ha forse qualche problema in attacco, però non è facile. Tra l'altro anche l'anno scorso un Palermo in grande crisi, il Napoli soffrì e passò solo su rigore. Sì. Il Napoli di contro, anche se per la prima volta dopo tanti anni ha di fatto due squadre, si ritrova però con problemi di formazione inevitabilmente, perché gran parte dei giocatori che sono stati comprati sono arrivati all'ultimo, molti giocatori vengono dalla nazionale, quindi oltre il ballottaggio Mertens, Insigne, Milik, Gabbiadini, che è lo stesso, sono gli stessi ballottaggi che ci sono stati nelle prime due partite, non si andrà, perché difficilmente, nonostante Albiol e Koulibaly non siano in grandissima forma, difficilmente andrà a rischiare Maximovic, insomma. Andrà a rischiare Maximovic, che non ha fatto la preparazione, non ha gli schemi ben memorizzati, e tra l'altro è anche un giocatore che comunque viene da una stagione in cui è reduce da una lunga convalescenza e da un lungo infortunio, e quindi diciamo che la formazione potrebbe persino essere la stessa che è scesa in campo contro il Milan, e quindi Reina in porta, Gulam e Isai sulle fasce, Albiol e Koulibaly, anche se qualcuno sostiene che Isai potrebbe essere risparmiato addirittura per maggio. A centrocampo Allan e Jorginho sono sicuri, forse potrebbe esserci uno Zielinski all'inizio al posto di Hamsik, e davanti per ora Mertens, Milik e Calleon sembrano avere diciamo un centimetro sopra invece la possibile il possibile tridente con Calleon che rimane sicuro e Insigne Gabbiadini oppure Insigne Milik. Beh, guarda, a parte sì che c'è questa gara importante mercoledì sera, mi sembra, no? In Champions con la Dinamo Kiev. Sì, però ecco, sarebbe comunque un delitto adesso come adesso lasciare in panchina Mertens, Boris. Con tutto il rispetto per Insigne, per carità, però niente, allora abbiamo perso, vediamo un po', chiamata in attesa. Allora, sentiamo, richiamiamo immediatamente Boris. Allora, eccolo qui, lo stiamo richiamando, soltanto un attimo, mettiamo in viva voce,
stavamo parlando insomma di Mertens che è in vena di grazia, insomma, ha fatto un secondo tempo a Pescara eccezionale, condito da due gol e poi una prestazione da 10 in pagella in casa contro il Milan. Sì, sì, quindi ecco Boris, abbiamo ripristinato il collegamento, stavamo parlando di Mertens grandioso nel secondo tempo di Pescara, quando è subentrato proprio all'Insigne, due gol, ma grande soprattutto la prestazione di praticamente due settimane fa, quando quasi da solo insomma ha vinto la partita contro il Milan. Io credo che attualmente questo Napoli non possa fare a meno di Mertens, non so se tu sei d'accordo. È vero anche che Mertens è un giocatore che negli anni ha dimostrato di saper entrare e uscire dalla forma molto facilmente, perché comunque non è un fisico chissà quanto formato, insomma è un giocatore che deve essere anche centellinato, e l'unico dubbio che ho su Mertens contro il Palermo è che magari Sarri, valutando la partita di Palermo, adatta a un Insigne che deve riprendersi, potrebbe decidere di usare Mertens a mezzo servizio per poi farlo partire in titolare con la prima. Insomma, ci sta questo ragionamento. Boris, non scordiamoci che insomma il Napoli da partenza passiamo dietro è fondamentale, anche certo. Perché insomma il girone non è complicatissimo e quindi una buona partenza potrebbe dare già una bella direzione al girone. Certo, allora Boris, noi stiamo chiedendo ai nostri inviati il pronostico sulle partite che seguono, poi facciamo questa giocata e c'è chiaramente, se si dovesse vincere, una percentuale, la quota andrà divisa tra gli inviati. Palermo-Napoli, che pronostico mi dai? Puoi dare anche le combo se vuoi, non c'è problema. Guarda, provo quello secco, immagino una partita difficile che potrebbe finire 1-0, quindi senza le solite goleate del Napoli, ma magari con il Napoli più solito in difesa e magari facciamo segnare proprio Mertens. Quindi mi dai proprio il risultato 0-1 o 2 mi dai? 0-1? Proprio il risultato 0-1. Perfetto. Boris, io ti ringrazio, un abbraccio e buona serata. A venerdì prossimo. Un piacere. Grazie, il piacere è sempre nostro. Grazie a Boris Sollazzo. Andiamo allora con Salvatore Brisciana e con Roberto Brisciana, che è amico intimo di Salvatore Sgro, ecco perché ho fatto un po' questa crasi, no? Tra il nome Salvatore e tra il nome, insomma, del nostro mago e il cognome invece di Roberto Brisciana, inviato Inter, che chiamiamo subito, vediamo poi soprattutto se risponde alla chiamata, ma insomma era stato allertato, 19:50, siamo in ritardo di un minuto e 30 secondi circa, quindi Roberto mi raccomando. Allora, l'Inter gioca a Pescara, insomma questa Pescara sta facendo molto bene, a parte i tre punti conquistati a tavolino contro il Sassuolo, secondo me il Pescara meritava di vincere, non di perdere, quindi diciamo che il fattore Ragusa, giocatore che il Sassuolo non poteva schierare, ha fatto un po' giustizia alla grandissima gara fatta dal Pescara, con consigli migliori in campo. Credo che nel primo tempo, se il Pescara avesse fatto 3-4 gol, non avrebbe rubato nulla. Quindi bisogna fare attenzione, Roberto. Ciao! Ciao Stefano, buonasera a tutti. Bisogna fare attenzione. Non esistono più quelle squadre di una volta che abbandonate, quindi come giusto che sia, e poi anche dei buoni giocatori. Allora io direi che mi dai le ultimissime, poi le probabili formazioni e chiudiamo con il tuo pronostico su Pescara Inter, vai. Sì, non c'è ultima che Napatomo praticamente ha recuperato, sarà pronto per la partita, Salvi purtroppo ancora a testare. E quindi la formazione per quanto riguarda la difesa è andata, dice, con D'Ambrosio e Fantone esterni, centrali Miranda e Buriglia. A centrocampo, questo è come l'altro anno, Stefano, ho difficoltà, e credo che ce l'abbia anche l'allenatore, difficoltà, perché Vedel, Brozovic, João Mario, insomma, sono andato nella qualcuno fuori dal centro. In questo caso il centrocampo contro il zero, credo che sia João Mario, Convertia, chiedo scusa perché ho perso gli occhiali,
È un problema. Quando perdi gli occhiali è quando perdi gli occhiali è un grosso problema, eh? Perché è peggio di una talpa senza occhiali, il nostro Roberto Bresciani. E i cardi, vabbè, questo insomma è il tridente, dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 con Medel e João Mário, in una posizione dove qualche volta credo abbia giocato. Certo che con doppia visto contro il Palermo Bravissimo, bravissimo. Io te non... lo volevo dire, infatti, guarda, io c'è cioè, Mkhitaryan e secondo me, se stanno fuori, Sì. è un peccato addio, però ecco, in campo ne scendono 11, vediamo un attimo, io ho un'altra prova con Doppia, gliela darei, Ah, gliela dopo che daresti, l'hanno fatta. quindi faresti con Doppia João Mário e toglieresti Medel con Banega, Candreva, Perisic dietro ai Cardi? Credo che questa sia proprio la formazione, anche perché questo deve fare alcune prove ancora, Sì, beh, perché non d'altronde sembra una formazione Banega, stabile. Banega gli ha detto chiaramente in settimana che vuole giocare da trequartista, dietro la punta vuole giocare e non praticamente da regista davanti alla difesa. Quindi ha lanciato un chiaro messaggio, Bravissimo. vediamo un po' quello che accadrà contro il Pescara. Squadra dinamica, veloce, quella di Massimo Oddo. Mi dai il tuo pronostico, Roberto? Ma io ti devo dare la storia dell'Inter, Va bene. ti dico 3-1 per Ah, anche te mi dai il risultato esatto oppure vuoi fare, che ne so, due over, due gol? Che vuoi fare? E l'Inter. No, ti do il risultato esatto, risultato 3-1. esatto, vabbè, 3-1, risultato esatto. Signori, qui si prendono un sacco di soldini, eh? Se i nostri inviati prendono tutti i pronostici, si prendono un sacco di soldini. Roberto, ti ringrazio, buona serata e a venerdì prossimo. E non c'è oggi Salvatore, non c'è, altrimenti avremmo parlato di più. Non c'è Salvatore. Un abbraccio, grazie. E lo so, immagino. Grazie a te Roberto. Ciao, saluti a Roberto, a tutta la sua famiglia. Roberto Brisciano, inviato Inter. E adesso siamo arrivati all'ultimo inviato, Dulcis in fundo. Avremo Marco Serena, fantacalcista professionista. Plurivincitore di Magic Cup della Gazzetta dello Sport, ha vinto 5 volte, quindi pentacampione. Il nostro Marco Serena, da Piacenza, già l'ho detto, l'ho già detto. Per noi fa l'inviato della Juventus, quindi ci parlerà di Juventus e Sassuolo, ma poi attenzione, è anche un nostro sponsor. Perché è un nostro sponsor? Perché ha una piattaforma online per giocare a Fantacalcio, ma ce ne parlerà direttamente Marco Serena tra qualche secondo, il telefono squilla, quindi Marco è in linea. Eccolo qui, il nostro campione di Fantacalcio, il nostro inviato Juventus, il nostro sponsor, perché come detto poco fa ha una piattaforma online per giocare online sul Fantacalcio e ce ne parlerà proprio adesso. Ciao Marco, buona serata. Ciao Stefano, saluto tutti voi. Ciao, ciao bello. Allora, io direi di partire con quello che vuoi. Dai, tra l'altro mi devi dare anche il pronostico perché stiamo facendo una giocata con tutti i pronostici degli inviati e in caso di vittoria vi dividerete la cifra, ok? Ok, assolutamente, Perfetto. certo. Con cosa vuoi iniziare? Allora, cominciamo direi dalle notizie di campo, qui vengo Sì, Sassuolo. allora vai. Allora, formazione che sembra essere piuttosto delineata, domani sarà una prova anche in vista della imminente partita di Champions League che è Juve Siviglia della prossima settimana. Allegri in conferenza stampa si è lasciato piuttosto andare sulla formazione che dovrebbe essere la seguente. Confermato il modulo 3-5-2, esordi dal primo minuto per Pjanic e Higuain. Vado nel dettaglio con la formazione, con Buffon, dove torna titolare Bonucci, dopo l'assenza forzata per motivi familiari, vicino a lui saranno Chiellini e Benatia. Sugli esterni Higuain, visto che è fuori in rosa dall'estate, e sull'altro lato pallottato Alexandre Vasco, Alexandro leggermente favorito. In mezzo al campo esordio del primo minuto, come dicevo prima, di Pjanic, insieme a Khedira e da Zanoah, confermato dopo le ottime due partite iniziali, e appunto davanti Higuain e Dybala, che devono mogliare i meccanismi anche in vista della partita di Champions. Vado velocemente anche con la formazione del Sassuolo, che non ha ancora fatto un buon gol allo Juventus Stadium, quindi ci troverà con Consigli, difesa 4 classica con Peruso Berzola,
in mezzo a Cannavaro Acerbi, Tanca, Magnanelli e Piondini, che dovrebbe giocare al posto di Viscironi, che è veramente acciaccato, davanti a Ragusa, Matri e Politano, quindi Matri che è l'ex. Ma Ragusa è stato sistemato l'iter burocratico? Allora Marco, a questo punto ti chiedo invece il pronostico di Juventus-Sassuolo, puoi dare uno, combo, risultato esatto, quello che vuoi. Io direi 1 più under 3,5. Allora, 1 più under 3,5. Se non c'è l'1 più under 3,5 ti faccio 1 più under normale, ok Marco? Ok, perfetto. Io penso un 2-0, però insomma speriamo certo. Allora non espormi troppo sul risultato esatto. Sì, tranquillo. Non dobbiamo neanche fare troppo difficile, visto che insomma ci mettiamo per mezzo tutti magari. Senti, campione del fantacalcio, perché insomma tu qui sei ospite mai molteplici vesti, no? Allora, campione di fantacalcio, ti posso chiedere qualche nome per questa settimana, un paio di nomi? A questa settimana, al di là dei nomi diciamo più scontati, quindi diciamo al di là di quello che poi vorrà fare la Juve, perché poi alla fine uno si butta sempre sui giocatori di Juve, Roma e Napoli. Io mi aspetto un gol da Bonaventura questa settimana, perché giocherà nel tridente offensivo e ha un giocatore eclettico che a me piace molto e un po' sottovalutato, anche se non è stato convocato neanche all'ultimo europeo. Mi aspetto un gol da Bonaventura, quindi diciamo quello, e se invece vuoi un attaccante, vedo anche la conferma di Immobile davanti. Non è una partita facile a Verona, non è così scontato schierarlo, però secondo me potrebbe fare gol, potrebbe essere una bella partita. Sicuramente. Allora, Marco, veniamo invece adesso alla tua piattaforma online. Sì. www.fantasyteam.it, il primo passo per iscriversi. Ma hai anche una pagina Facebook e qualche cosa? Sì, ho la mia pagina Facebook, si chiama proprio Marco Serena come me, e ho una foto con due coppe in mano, due livelli vinte a Gazzetta, quindi comunque sono piuttosto riconoscibile. Faccio settimanalmente anche insomma post continui con consigli su consigli anche per i veri fantasy sport, cerco di rispondere a tutte le domande che mi vengono poste, insomma sì. Adesso tra l'altro ci saranno delle novità brevi, appunto in collaborazione con Fantasy Team verrà creato una promozione per gli utenti, quelli più fedeli diciamo, e quindi ci sarà la possibilità di seguirmi e praticamente diventerò come Fanta Coach, quindi praticamente ci potrà essere per la prima volta la possibilità di, questo lo dico anche prima per te Stefano, perché certo, è una cosa che verrà data sulla pagina la prossima settimana, la possibilità di essere seguiti direttamente da me, quindi come l'ho fatto per il poker, adesso che per il fantacalcio voglio fare lezioni di coaching, allenamento su quello che è il fantacalcio in generale e i neonati degli fantasy sport, dando la possibilità di premi in denaro, insomma, sono il futuro secondo me. Bene, allora ridiamo il sito e diciamo insomma come approcciare, no? L'approccio per partecipare. Allora, il sito è www.fantasyteam.it, ci sono tutti i tornei insomma che si possono giocare, il primo passo da fare ovviamente è iscriversi e se uno vuole provare il gioco senza depositare può farlo, chiaramente ci sono, anche se sono pochi chiaramente, i tornei gratuiti e servono soltanto per approcciare il gioco, poi qualora insomma che il vostro livello possa migliorare, e cercherò di darvi una mano anche su questo, si può iniziare a giocare con i soldi neri. Chiaro, ognuno deposita in base a quello che si sente, certo. Se viene depositato 10 euro ci viene depositato 100, però insomma è normale che poi più si gioca più si ha possibilità di vincere insomma. Certo. Allora poi io ti avevo detto due settimane fa una cosa, ma la faremo da questa settimana, perché ho già avvisato, allertato Emiliano Ginestrini, faremo un link dal nostro sito del gioco del fantacalcio, dove si potrà accedere direttamente alla piattaforma del tuo fantacalcio, Marco, quindi lo dirò ad Emiliano, ti farò chiamare perché non mi sembra che non ti abbia ancora chiamato Emiliano, no?
almeno così. No, ancora no. Perfetto, allora ti farò chiamare da Emiliano così vi metterete d'accordo su questa cosa. Io direi a questo punto, se non hai altro da aggiungere, di lasciarti andare, perché sei stato preziosissimo anche per questa sera con le notizie sulla Juventus e sul Fantacalcio. E ricordiamo, giocate con Marco Serena, ridiamo nuovamente il nome della piattaforma, www.fantasyteam.it. Fantasyteam.it. Oggi c'è anche la pubblicità sul cartaccio della Gazzetta dello Sport, mi sono chiesto per far capire che è una cosa seria. Stiamo cercando insomma di arrivare un po' da parte, piano piano insomma ci arriveremo. Vi state ingrandendo. Complimenti. Un abbraccio, grazie. Marco, grazie. Un abbraccio. Grazie, ciao. Allora anche a Marco Serena da Piacenza, il nostro fantacalcista VIP, il fantacalcista più famoso d'Italia. Allora attenzione perché stiamo per chiudere. Vi ridò tutte le giocate per i quotisti, partendo con quella degli inviati. Allora, Chievo Lazio X, Roma Sampdoria 1, Atalanta Torino combo X2 più gol, Milan Udinese anche qui combo 1 e gol, Palermo Napoli 0-1 risultato esatto e Pescara Inter 1-3 risultato esatto. Poi abbiamo Marco Serena, Juventus Sassuolo, 1 più under 3,5, dovrebbe esserci, altrimenti faremo 1 più under, però andiamo con l'under 3,5, e poi io, Empoli Crotone, 1. Queste le 8 partite. Non so la quota perché devo ancora giocare questa, fare questa giocata, però credo che qui andiamo verso i 5.000, 6.000 se non di più. Quindi si prenderà bene se si riuscirà a vincere, ma abbiamo altre 4 giocate, ve le do velocemente. Allora, Salvatore Sgroppa per i quotisti, Juventus Sassuolo 1, Palermo Napoli under 3,5, poi abbiamo una serie di X e gol, quindi combo Bologna Cagliari, Atalanta Torino, Chievo Lazio e Genoa Fiorentina, Milan Udinese gol e Roma Sampdoria 1, 3.750 euro. Poi andiamo alla giocata di Emiliano Ginestrini, Juventus Sassuolo 1, Atalanta Torino X, Chievo Lazio over, Genoa Fiorentina parziale finale 2X, Pescara Inter parziale finale X1, Empoli Crotone over, più di 2000 euro. Andiamo alle due giocate che ha fatto la redazione. Juventus Sassuolo gol, allora vi do soltanto chi gioca in casa. Juventus gol, Palermo over, Bologna X, Atalanta X, Chievo gol, Genoa 2, Milan 1, Roma over, Pescara over, Empoli 1, circa 3.000 euro. L'ultima giocata, Juventus 1, Palermo 2 e over, Bologna Cagliari e Atalanta Torino. È una doppia, 1-2, 1-2, quindi o vince il Bologna o vince il Cagliari o l'Atalanta o il Torino. Chievo e Genoa, entrambe le partite 2, quindi devono vincere Lazio e Fiorentina. Milan, Udinese, 1 e over, così come Roma-Sampdoria, mentre Pescara-Inter, 2 over. Chiude Empoli-Crotone, X2, anche qui 2.000 euro. Bene, allora signori, vi abbiamo dato le 5 giocate, partecipate al gioco perché si vincono le quote. Se vinciamo, se prendiamo le giocate, vincerete dei soldini. E non pochi, perché insomma si tratta di 2, 300, 400, 500 euro a quota. Quindi mi raccomando, giocate, passate parola. Le formazioni entro le ore 24 e non oltre di oggi, venerdì 9 settembre 2016. Grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie agli inviati. Li andiamo a nominare: Salvatore Sgro, Roberto De Angelis, Federico De Angelis, Luigi Capasso, Nicolò Leone, Boris Sollazzo, Roberto Bresciano e Marco Serena. Roberto Bresciano. È veramente tutto. Grazie a tutti voi. Termina qui 10 più jolly. Buon fantacalcio a tutti. Sigla. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need